Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come vedete oggi testiamo il cavalletto della Parkside, modello PUG 1600A1, attrezzo che mi sento di consigliare a chiunque lavori in piccoli spazi tipo dei box oppure delle piccole officine. Questo perché? Perché vi consente di utilizzare tutto lo spazio che avete, perché mettendolo al centro della sala e collegando sopra, vi faccio un esempio, la troncatrice, riuscite a ottimizzare lo spazio, quindi a tagliare un pezzo lungo quanto tutta la vostra officina. Allora, attrezzo che è veloce da montare perché si monta al massimo in 3 minuti, porta un peso di 200 kg, chiuso e lungo 1 metro, e con le, come si dice, come vedete, le sponde aperte arriviamo a 1,65 m. Come vedete qui ci sono dei supporti da collegare che funzionano sia da supporto per mettere in piano il pezzo, ma anche da fermo per il taglio. Allora, si alzano 10 cm, quindi partono da 81 cm e arrivano fino a 91 cm. Altezza massima del cavalletto 75 cm. Ora cosa facciamo? Lo apriamo, vediamo cosa c'è contenuto nella scatola e poi vediamo se è di buona fattura, visto che il prezzo è molto basso rispetto ai suoi competitor. Questo è il contenuto della scatola. Tanto per iniziare vi dico che il cavalletto è costruito quasi completamente in metallo, quindi è già una buona cosa. In plastica, a parte queste leve e chiaramente i pomoli per il fissaggio delle guide, il resto, come vi dicevo, è costruito in metallo, quindi è già una buona partenza. Queste, come vedete, sono le staffe regolabili. Queste qua sono le due staffe ulteriori che andremo a utilizzare quando montiamo degli attrezzi di misure particolari, e queste, come vedete, invece sono le staffe classiche dove si collegheranno gli attrezzi. Come vedete sono a innesto rapido. Chiaramente non può mancare anche il libretto delle istruzioni. Le gambe si aprono in maniera molto semplice, basta schiacciare, come vedete. Spingere, collegamento rapido. Siamo giunti anche quest'oggi al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Come avete notato oggi, video veramente veloce. L'attrezzo è facilissimo da trasportare, comodo da riporre in qualche angolo e anche velocissimo da montare. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata.